Salve, mi ritrovo a parlare della situazione Covid e scuola nel comune di Forio. Ad oggi la situazione dei contagi all'interno della scuola e delle classi in quarantena è invariata rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, quindi ribadisco appunto che all'Istituto Comprensivo Forio 1 abbiamo in quarantena il Plex Aurora e 3 classi della scuola elementare Luca Balsofiore, mentre all'Istituto Comprensivo Forio 2 abbiamo una classe in quarantena e 4 classi in DAD fino ad oggi. La situazione che però preoccupa è la situazione al di fuori della scuola, ovvero questo aumento di contagi che non accenna a diminuire. I dati che ci sono pervenuti appunto dall'ASL negli ultimi 2 giorni sono stati abbastanza positivi rispetto ai giorni precedenti, tuttavia vorrei ricordare che sono dati che derivano dal weekend, dal tracciamento del weekend, che come sappiamo appunto nel weekend vengono fatti meno tamponi e dunque va da sé che appunto abbiamo avuto un report abbastanza positivo. Quello diciamo che vorrei dire è quello che vorrei fare soprattutto un invito agli adulti e ai genitori di mantenere uno stile di vita riservato in questo momento delicato. Nonostante ci troviamo tutti in zona arancione, vorrei ricordare che purtroppo sono cambiate le direttive a livello governativo, quindi non abbiamo più il potere di poter chiudere le scuole di fronte ad una minaccia di contagio all'interno del mondo scuola, quindi di conseguenza sta a noi riuscire a convivere, tra virgolette, con questo maledetto virus per consentire ai nostri ragazzi che stanno subendo delle ripercussioni e dei danni psicologici gravissimi di poter appunto continuare la scuola in presenza, perché appunto il decreto Draghi, il decreto appunto del governo Draghi del 1° aprile impone la scuola in presenza anche in zona rossa, e la cosa che più stupisce, che lascia attoniti, è che nonostante nel periodo pasquale eravamo ancora in zona rossa, a Forio abbiamo assistito ad un'impennata dei contagi che ha lasciato tutti noi sorpresi. Quindi vorrei invitare la popolazione adulta, soprattutto i genitori di bambini che frequentano la scuola, a non abbassare la guardia in questo momento, perché i ragazzi devono frequentare in presenza per direttive che ci sono state imposte. La chiusura è consentita solamente per le classi, cioè vengono poste in quarantena solo le classi con positivi conclamati, e si può chiudere solo laddove vi è un focolaio talmente grande da imporre la chiusura. Quindi di conseguenza dobbiamo responsabilizzarci ancora di più noi adulti, noi genitori, per poter consentire ai ragazzi di frequentare la scuola in presenza.